Buonasera, tra poco insieme con il telegiornale, ancora una volta il derby, la polemica sulla manovra, un derby che riguarda però questa volta non maggioranza e opposizione, governo e opposizione, ma chi scende in campo, e questa è la notizia di primo piano, rilevante la troica, Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale Europea, Unione Europea. Che cosa dicono in sostanza? Lo sentiremo nel telegiornale, ma insomma quel tenere in ordine i conti, la definizione anche tecnica la sentiremo, insomma un tecnicismo per dire attenzione, mantenete, non fate che non mantenete la parola data. Lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo ribadisce il Presidente della Commissione Europea, ancora lui, Juncker, e partono a raffica le repliche da parte del governo, il Premier Conte, i Vice Premier, Di Maio e Salvini, anche qui sentiremo che rispondono a tono agli avvertimenti, rilievi che arrivano dalla comunità internazionale, dalla Troica e non solo, vedremo che sono anche altri gli interlocutori che criticano la manovra del governo. Ma dicevamo, governo che si compatta nei confronti di queste critiche e che trova invece un fronte interno di discussione. A che proposito? La proposta, l'idea è quella del ministro dello sviluppo Luigi Di Maio, riguarda l'Italia, sappiamo in crisi, numeri difficili. E allora Di Maio dice potremmo fare una nuova compagnia, una new company con Ferrovie di Stato. Buona idea appoggiata, sostenuta anche qui da Conte, il Presidente del Consiglio, dal Ministro Salvini, l'altro Vice Premier, però arriva insomma, una dichiarazione che è quella del Ministro Tria, sappiamo in passato le divergenze, ma in questo caso dice va bene, discutiamone però, perché io in quanto Ministro quella pratica passa dal mio tavolo, insomma, invece nessuno mi ha avvertito. E Di Maio, come nessuno ti ha avvertito, questo passaggio, questa proposta era nel contratto di governo. Sentiremo, vedremo che contro il governo scendono in piazza gli studenti. Allora, tante volte è stato detto i ragazzi devono far sentire la loro voce. Bene, che è successo? C'è stata una protesta, in particolare a Torino, sono stati bruciati dei manichini dei due vice premier Di Maio e Salvini e si è finito sui siti e per tutto il pomeriggio a parlare di questo e non dei motivi delle manifestazioni che sono state, si sono verificate non solo a Torino, Roma, Napoli, in tante città, ma con le ragioni degli studenti messe da parte da questo episodio e chi è stato protagonista, ecco, ci dovrebbe pensare prima di fare cose del genere. Allora, poi nel telegiornale anche le novità rilevanti, ieri abbiamo aperto questa edizione del telegiornale con quello che è successo a proposito del caso Cucchi, quella testimonianza che porta da tutta un'altra parte, le ragioni di Ilaria e della famiglia, con Stefano Cucchi che è stato pestato, la testimonianza, poi ci sarà il processo, ma di questo carabiniere che dice ho assistito al pestaggio. Bene, oggi ci sono altri elementi che portano in quella direzione, riguardano altri filoni d'inchiesta, e cioè quello che è successo dopo, perché il pestaggio era stato documentato nelle verbali del fermo e poi dell'arresto, tracce ce n'erano, tracce che erano sparite, ora chi le ha fatte sparire, chi le aveva messe quelle tracce e chi poi le aveva fatte sparire sta confessando. E allora questo ed altro nel telegiornale, iniziamo con i titoli tra 30 secondi. Attacco concentrico contro il documento di economia e finanza da parte della cosiddetta Troica, Fondo Monetario Internazionale, Banca Centrale e Commissione Europea. Le parole più dure, quelle del Presidente Jean-Claude Juncker, secondo il quale l'Italia non rispetta i patti, il Premier Conte esclude modifiche significative. Il futuro di Alitalia, Ferrovie interessata ad entrare con un 15-20% attraverso il Ministero dell'Economia, e questa l'ipotesi lanciata dal Ministro dello Sviluppo Luigi Di Maio nell'incontro con i sindacati. Frizione con Tria, titolare del Dicastero dell'Economia interessato, che dice io non ne ho parlato, è nel contratto, replica Di Maio.
È partita dagli studenti la prima mobilitazione contro il governo, manifestazioni in diverse città per contestare le misure economiche e i tagli alla scuola. Polemiche per il corteo di Torino, durante il quale sono stati bruciati manichini che ritraevano i vice premier Salvini e Di Maio. Un fatto schifoso, commenta Salvini, denunciati i responsabili del gesto per vilipendio delle istituzioni. Cambia il decreto su Genova, via libera del governo all'emendamento che prevede 72 milioni di euro in più per gli sfollati. Società Autostrade è esclusa dai lavori di demolizione e ricostruzione del viadotto, ma non le altre concessionarie. Il sindaco e commissario straordinario Bucci si dice contento al 99%, anche il governatore Toti promuove il testo, critiche dal PD, manca un piano per far ripartire la città. Ci sono altri carabinieri sotto inchiesta per la morte di Stefano Cucchi dopo la clamorosa confessione di un agente sul pestaggio ad opera di due suoi colleghi. La procura ha indagato sia il comandante della caserma dove fu portato il giovane dopo l'aggressione, un altro carabiniere che lo ebbe in custodia per diverse ore. Mi sono liberato da un peso che avevo da 9 anni, ha detto intanto Francesco Tedesco, al centro della svolta, il carabiniere al centro della svolta nell'inchiesta. Buonasera, non è la prima e non sarà l'ultima volta, visto che all'approvazione della manovra mancano la manovra economica, il documento di programmazione economica e finanziaria, mancano alcuni passaggi, che poi sono quelli, diciamocelo chiaro, quelli decisivi. Ma ormai il derby, la discussione è diventato un classico da più di qualche giorno. Oggi in prima fila a lanciare messaggi di critica contro il provvedimento del governo italiano c'è un bel gruppetto di interlocutori, in prima linea la cosiddetta troica, la troica con il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea. Naturalmente ci sono le risposte del governo che difende il provvedimento a spada tratta con parole pesanti da una parte e dall'altra. Sentiamo il servizio. La troica fa le pulci all'Italia sulla manovra con un'offensiva a 3 punte. Dal Fondo Monetario Internazionale, impegnato nel vertice mondiale a Bali, dove si trova anche il ministro Tria, parte il primo avviso. La manovra del governo italiano va in direzione opposta ai suggerimenti del fondo. Per diverso tempo non è stato seguito il consolidamento di bilancio che ha portato l'Italia a crescere sotto il suo potenziale. Anche Mario Draghi, presidente della BCE, avverte i paesi con un alto debito rispettino il patto di stabilità. Il terzo gancio arriva da Bruxelles, dove Juncker, al vertice della Commissione europea, che dalla prossima settimana dovrà analizzare la manovra giallo-verde, affonda. L'Italia non rispetta la parola data. Basta descriverci come mostri. Il nostro mandato non è rovesciare governi. Analizzeremo la manovra senza collera o parzialità. Nelle stesse ore a Bali il ministro dell'economia Tria incontra il commissario europeo agli affari economici Moscovici, ma anche il segretario al tesoro statunitense. Siamo determinati a ridurre il rapporto deficit-PIL, prova a rassicurare. In ogni caso rispettiamo le regole europee. I trattati indicano il limite del 3% e noi l'abbiamo rispettato. E il governatore di Banca Italia, Visco, tenta di abbassare il livello dell'allerta. Verso l'Italia c'è molta attenzione, spiega, ma non preoccupazione. Ma a Roma la politica sceglie i toni incendiari. Oggi è arrivato il Fondo Monetario Internazionale attaccato alla legge di bilancio. Ormai mancano all'appello solo la NASA e qualche altra azienda di qualche altro pianeta, poi qualche altro ente di qualche altro pianeta e poi abbiamo completato il parterre di istituzioni che promuovevano quelli che hanno fatto la legge Fornero, Jobs Act, i soldi alle banche, la macelleria sociale degli ultimi anni e bocciano noi. E per me tutto questo è motivo di orgoglio. Nonostante gli appelli di Mattarella e i dubbi che ormai attraversano la stessa maggioranza, il leader 5 Stelle continua a tenere alti i toni della sfida e schiera il movimento all'offensiva contro Juncker. Forse non ha ben chiari i meccanismi della democrazia, scrivono i parlamentari grillini, decide il popolo con un voto. Juncker dice di amare il nostro paese, ma gli chiede ancora austerità. Affila le parole anche Salvini. Juncker pensa al suo paradiso fiscale in Lussemburgo e la smetta di insultare gli italiani e il loro legittimo governo. Un bel tacer non fu mai scritto, dice citando Dante. Ma di fatto gli allarmi si addensano sulla manovra pochi giorni dal suo approdo sui tavoli di Bruxelles lunedì prossimo. Eppure il premier, che mercoledì sarà al Consiglio europeo alla ricerca di sponde per l'Italia, oggi tiene il punto. Potremmo anche valutare qualche
diciamo, intervento, ma la manovra, come dire, è stata costruita in termini integrali, quindi insomma, pensare di poter spostare qualcosa, modificare qualcosa di significativo, lo escluderei. Ragionamenti, battute, polemiche, da una parte lo abbiamo sentito, chi dice attenzione che se non tenete a posto i conti rischia di cadere tutto il castello, dall'altra parte chi dice assolutamente no, noi anzi vogliamo rilanciare l'economia e con l'attenzione soprattutto ai cittadini più deboli, con la lotta alla povertà, insomma un derby, lo abbiamo già detto, infinito, una partita a scacchi, ma dove porta? In fondo è una partita, comincia il lunedì, finisce il venerdì in borsa, nel weekend non si gioca, quindi il venerdì si vende e si va in pausa. Piazza Affari bene in mattinata, poi chiusura in negativo per circa mezzo punto, spread sui 310 punti. Si ripartirà da qui. Campionato lungo e siamo solo alle prime partite, il governo attacca, gioca fisso davanti, via la Fornero, vai con la flat tax e il reddito di cittadinanza. È un tridente. E per segnare la campagna acquisti vale un deficit di almeno 22 miliardi di euro, qualcuno quasi tutti, anzi, bocciano. Un modulo così offensivo non si è mai visto, un inedito che solleva dubbi. In una manciata di giorni sono arrivati da Ufficio Parlamentare di Bilancio, Agenzie di Rating, Corte dei Conti, Banca d'Italia, Fondo Monetario 1 e 2. Poi arriva Boeri, quota 100, bugia, non si può fare, sbanca, si dimetta, gli rispondono. Però in un paese dove chi lavora paga con i suoi contributi chi va in pensione, dove chi lavora ora inizia a farla a 35 anni, una riduzione della base contributiva sarebbe oggettivamente un problema. Vero, però sì, sembra un contropiede, un assedio, ma va detto, negli ultimi 15 anni solo il 10% delle stime ci prende, il resto no. Governi e controllori lisciano tutti. Intanto l'Europa minaccia e Fitch rimanda indietro il pallone, dice di vedere notevoli rischi per gli obiettivi della manovra. Quota 300 di spread è tendenza e qualche timore serpeggia, fra una quindicina di giorni anche Standard & Poor's e Moody's daranno il loro giudizio. Dispiace, ma sui mercati finanziari ci sono anche gli arbitri e la VAR. Se giochi devi accettare, è la regola. Se hai bisogno di finanziarti e ne hai bisogno, l'agenzia ti dà il rating per entrare in campo. Poi giochi e noi ora rischiamo un cartellino giallo. Un BTP triennale ieri ha pagato il doppio di rendimento di un mese fa, il 2,5%. Non dà allarme, ma dà attenzione, sì. Al prossimo fallaccio non la passi liscia. Lo spread non è certo una causa, ma un effetto. Non pesa sui prestiti e sui mutui direttamente. Bugia. Questo lo fa l'Euribor, ora ancora fermo perché lo condiziona la BCE, non lo spread. Però le nostre banche sono piene di titoli di Stato. Se si svalutano, e lo stanno facendo, la banca perde patrimonio, quindi deve ricapitalizzarsi. Quindi se le chiedi un mutuo in previsione, lo pagherai di più. Lei si ripaga così. Basta saperlo, tanto da lunedì si ricomincia, sempre in attacco, palla al centro. E visto che ci siamo, la compattezza di una squadra per vincere la partita è fondamentale, compattezza che dimostrano il Presidente del Consiglio, Conte, i Vice Premier, Di Maio e Salvini su Alitalia. È Di Maio che lancia una proposta, una idea, quella di una nuova compagnia, una new company che metta insieme Alitalia e Ferrovie di Stato. Fusione con tanto, ora lo sentiremo, le soluzioni pratiche, anche il biglietto unico. Progetto, dicevamo, condiviso da tutto il governo. Beh, a sentire il ministro dell'economia, non proprio da tutto il governo. Penso che delle cose che fa il tesoro debba parlarne il ministro dell'economia e io non ne ho parlato. Frasi, quelle pronunciate da Tria dal G20 di Bali, che gettano immediatamente molte ombre sull'esibita da fonti di Palazzo Chigi compattezza del governo sul dossier Alitalia. Il rilancio della compagnia nel contratto di governo, gli ha risposto indirettamente via Facebook il ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, che sul tema aveva rilasciato un'intervista al Sole 24 ore prima di incontrare questa mattina i sindacati. Un confronto nel corso del quale il vicepremier Pentastellato ha reso note le intenzioni del governo, rassicurando le parti sociali sul mantenimento dei livelli occupazionali a 19 giorni dal termine ultimo per la conclusione della procedura di vendita. Strategia che, tra i pilastri, prevederebbe appunto il ruolo del Ministero dell'Economia che, anche attraverso la conversione in azioni di parte del prestito ponte da 900 milioni concesso dal precedente governo e che va restituito entro il 15 dicembre, nessuna possibilità di proroga per evitare procedure di infrazione per aiuti di Stato, entrerebbe a far
parte della New Company, con una dotazione iniziale di almeno 2 miliardi di euro, che andrebbe a rilevare il vettore in collaborazione con Ferrovie dello Stato e con un partner internazionale. A tal proposito, Di Maio ha affermato che sono state molte le compagnie, anche comunitarie, ad aver manifestato interesse. Un piano che, oltre che con lo stop di Tria, dovrebbe fare i conti con una serie di aspetti problematici. In primo luogo, la delicatezza dell'ingresso pubblico in una compagnia privata, da definire in modo accurato per evitare di incorrere in violazioni della disciplina europea sugli aiuti di Stato. Il sottosegretario alle infrastrutture Armando Siri ha parlato di una quota del 15-20% non superiore a quella di altri stati europei. Poi c'è il ruolo delle Ferrovie dello Stato, che poco fa hanno reso noto di aver presentato una manifestazione di interesse. Fondamentale, secondo Di Maio, per creare sinergie e spingere sull'intermodalità, si potrebbe lavorare sul biglietto unico treno-aereo, ha detto il ministro. La fattibilità e la redditività di tali sinergie, però, a detta di molti esperti, sarebbero tutte da dimostrare. Inoltre, FS non è, a quanto riferito sempre da Siri, l'unica azienda di Stato ad essere stata contattata. Infine, alla New Company prevedibilmente si accompagnerà una Bad Company alla quale conferire le passività, quali di sicuro non i lavoratori, ha sostenuto Di Maio, che non è escluso dalla partita neanche Cassa Depositi e Prestiti, che potrebbe finanziare una società dedicata all'ammodernamento della flotta a lungo raggio. Contro il governo, contro la manovra, contro il documento di programmazione, oggi la protesta degli studenti in piazza in diverse città, manifestazioni anche numerose, chiedono più soldi per l'istruzione, la mancanza, appunto, dicevamo, nel provvedimento di economia varato al varo, la mancanza di fondi per le scuole, per l'istruzione. Manifestazioni in diverse città, abbiamo detto, Roma, Napoli, Torino. Qui alcuni studenti hanno scelto una modalità di protesta che ha mandato in secondo piano tutto il resto. Quando le fiamme fanno cadere la testa di Salvini scatta un lungo applauso che fa paura, perché è un gesto simbolico che maschera la stessa violenza con cui questo ragazzo e il suo bastone abbattono il fantoccio dell'altro vice premier, Luigi Di Maio. Siamo a Torino, Piazza Castello, questa mattina ad uno dei cortei degli studenti scesi in strada per protestare contro il DEF, una manovra che ci ignora, gridano. La prima grande manifestazione nazionale contro il governo, quello che definiscono il finto governo del cambiamento. Ma questa volta almeno qui nella città dell'Ingotto i ragazzi non si sono scagliati contro gli sportelli del bancomat delle grandi multinazionali come accade di solito. Sotto mira ci sono loro, Salvini e Di Maio, i due politici più rappresentativi di questo esecutivo. Il primo a rispondere è il ministro dell'Interno. Bruciare in piazza il manichino di Salvini o di chiunque altro è una cosa schifosa, attacca. Due ragazze sono state denunciate per vilipendio delle istituzioni, un reato di epoca medievale che spero venga archiviato, sostiene Di Maio. La repressione non porta mai a nulla di buono. Un atteggiamento conciliante, quello del ministro del lavoro, tirato in ballo perché quando la scuola finisce il lavoro non c'è. Vediamoci, non è vero che tagliamo i fondi per la scuola, replica distensivo Di Maio. Ma è proprio questo il punto più contestato dagli studenti che hanno manifestato pacificamente in altre 50 città, circa 70.000 ragazzi, che si sono rivolti anche al ministro del lavoro perché nel documento di economia e finanza non vedono provvedimenti concreti per contrastare la precarietà. Mancanza di investimenti strutturali per il diritto allo studio, per la ricerca e il lavoro. Zero investimenti, repressioni, risparmio uguale tagli, hanno scritto sugli striscioni a Roma. Qui il corteo con più studenti in piazza. Sui volti le maschere di Dalì, come i protagonisti del telefilm La casa di carta, il simbolo del riscatto. Un filo comune, quello del lavoro, che a Napoli ha portato i ragazzi al fianco dei disoccupati e dei migranti. Ma poi ci sono anche le questioni più strettamente legate al percorso scolastico. 131 scuole a Napoli sono a rischio crollo, ricordano i manifestanti. È stato lo stesso ministro dell'istruzione, non più di un mese fa, a sottolineare che solo il 30% degli edifici in Italia sono in regola. Le mura dell'istruzione traballano. Ed ora parliamo della ricostruzione del Ponte Morandi a Genova con un emendamento del governo al provvedimento in discussione in Parlamento. In commissione sono state introdotte delle novità molto apprezzate dal sindaco e commissario straordinario Bucci, le condivido al 99%, dice ci sono più fondi per gli sfollati che comunque chiedono garanzie, ci sono indicazioni anche a proposito di chi potrà partecipare alla ricostruzione.
Genova storicamente ha come codice, come linguaggio, il mugugno. I rappresentanti degli sfollati del Ponte Morandi brontolavano oggi pomeriggio prima di entrare in prefettura e leggere gli emendamenti al decreto. Pensavano che gli indennizi fossero troppo bassi, la metà del valore delle loro case, ma alla fine, eccetto qualche incomprensione su un testo che dicono è scritto in giuridichese e dove sarebbe meglio leggere un inoltre al posto di un nonché, stavolta, forse per la prima volta, sono contenti. Sono stati previsti per loro 72 milioni già nel 2018, 2.000 euro a metro quadro per chi dovrà rinunciare alla casa. Di fatto, se così fosse, avremmo addirittura un ristoro leggermente maggiore di quello che inizialmente pensavamo. Nel decreto non si parla di gronda o terzo valico e, attacca il PD, non c'è un piano per far ripartire città e porto. Ma io sono soddisfatto al 99%, dice oggi il neo commissario alla ricostruzione, il sindaco Bucci, che fino a una settimana fa pensava di salire in barca e andare fino a Roma a farsi sentire. E anche il governatore Toti, che dall'inizio ha spesso e volentieri polemizzato con Di Maio e Toninelli, stavolta dice che il governo ha fatto un buon lavoro. Io che ho spesso criticato il governo, quando c'è da criticare è giusto, quando c'è da dire bravi è giusto dire bravi, in questo caso credo sia stato fatto un buon lavoro di coordinamento. L'emendamento poi ha tagliato definitivamente autostrade dalla ricostruzione. Soltanto ieri la società aveva annunciato il suo piano di demolizione e ricostruzione del viadotto in consorzio con Fincantieri o completamente da sola. Ma lo devo ancora ricevere, dice Bucci. In ogni caso non farà strada. Aspi e le società da lei controllate sono fuori dai lavori, ma il blocco non vale più per tutte le altre concessionarie o partecipate, per esempio ANAS, ma intanto tutte entro 12 mesi dovranno controllare e mettere in sicurezza le loro infrastrutture, a partire dai ponti. Il presidente dell'anticorruzione Cantone due giorni fa aveva avvisato su questo punto, anche perché escludere tutte le concessionarie dagli appalti rischiava di aprire lunghi contenziosi legali. Il dato è noto da anni. In Italia c'è un'economia sommersa che vale tanti punti di PIL, prodotto interno lordo, oltre 10 punti secondo gli ultimi dati dell'Istat, che vuol dire 210 miliardi di soldi legati al lavoro illegale, fondi che, se emersi, quindi riscossi, darebbero alla nostra economia una grande boccata d'ossigeno. La chiamano economia non osservata, sono i soldi che non si vedono, quelli che sfuggono al fisco e alla legalità. In Italia, si sa, non sono affatto pochi. Il giro di affari riconducibile alle attività economiche sommerse o appunto illegali, dice l'Istat, nel 2016 valeva 210 miliardi di euro. E non è poco, corrisponde infatti al 12,4% del PIL italiano, l'intero prodotto interno lordo di un paese come la Finlandia. E il trend negli ultimi anni è stato in salita, anche se l'incidenza sul PIL tende a scendere rispetto al picco che è stato registrato 4 anni fa. Ma è sempre tantissimo. Questo significa che, nonostante le iniziative intraprese dai vari governi che si sono passati il testimone negli ultimi anni e alle misure volte proprio all'emersione, il nero e le attività illegali producono guadagni sempre più alti. Nel dettaglio, i 210 miliardi sono così divisi: 192 arrivano dall'economia sommersa, soprattutto evasione e lavoro irregolare, mentre dalle attività illegali, vedi prostituzione, traffico di droga, arrivano circa 18 miliardi di euro. Il primato va dunque alle attività che vengono volontariamente nascoste al fisco e alla previdenza. Sempre nel 2016 si contavano 3 milioni e 700 mila lavoratori irregolari, concentrati nei classici settori del lavoro nero, ossia collaboratori domestici e badanti, ma anche braccianti, che sono il 18%, operai, chi lavora nell'edilizia, ma anche in bar, ristoranti e negozi, camerieri e commesse. Per quanto riguarda invece le attività illegali, gli introiti crescono, dice l'Istat, sostanzialmente grazie all'aumento dei prezzi degli stupefacenti e poi prostituzione e contrabbando di sigarette. Ad incidere, seppure in misura minore, sull'enorme peso che ha l'economia sommersa ci sono anche altre voci, come gli affitti in nero e perfino le mance. Ieri, con la novità determinante che ha definitivamente riaperto il caso sulla morte di Stefano Cucchi, abbiamo aperto l'edizione di questo telegiornale. Oggi ci sono altri elementi ancora importanti, ancora decisivi, che confermano che la verità processuale può andare nella direzione che da tanti anni, 9, aspettano
i parenti di Cucchi, Ilaria e la sua famiglia. Questi elementi riguardano due carabinieri che sono indagati per aver manomesso e falsificato gli atti che riferivano del pestaggio. Ora che il muro è crollato, per dirlo con le parole di Ilaria Cucchi, è impensabile che qualcuno possa ancora frenare la corsa della Procura di Roma verso la verità. Aumenta il numero di carabinieri iscritti nel registro degli indagati, sarebbero 4, tra loro il luogotenente Massimiliano Colombo, comandante della caserma di Tor Sapienza dove Cucchi fu portato dopo le botte. È accusato di falso ideologico, è stato perquisito e la prossima settimana sarà interrogato. L'ha tirato dentro l'inchiesta il carabiniere scelto, indagato con la stessa accusa, Francesco Di Sano, che ebbe in custodia Cucchi per qualche ora e in aula 6 mesi fa ha ammesso di aver dovuto ritoccare il verbale, ma senza precisare chi gli impose di non dettagliare troppo le condizioni di salute di Cucchi. Per l'autore della svolta, il carabiniere brindisino Francesco Tedesco, sono ore particolari, tra il sollievo di essersi liberato di un peso che lo schiacciava da 9 anni e il rimorso per aver taciuto tanto a lungo. Ma soffrivo le pressioni del mio capo, il maresciallo Mandolini, ha detto Tedesco. Mi terrorizzava dicendomi che se avessi parlato mi avrebbero destituito. A dare ulteriore forza alle dichiarazioni rese da Tedesco in 3 interrogatori recentissimi c'è un detenuto italiano. Ha raccontato di aver incrociato Cucchi a Regina Coeli subito dopo il processo per direttissima, di avergli chiesto perché stesse così male e di aver saputo che erano stati 2 carabinieri in borghese a ridurlo in quello stato, mentre uno in divisa, appunto Francesco Tedesco, gridava ai colleghi di smetterla e tentava di allontanarli. Era la notte tra il 15 e il 16 ottobre 2009. Una settimana dopo il geometra di 31 anni moriva al Policlinico Pertini. Tedesco, appena lo seppe, scrisse un'annotazione di servizio riferendo del pestaggio a cui aveva assistito. Quel foglio sparì, come è stato accertato dalle indagini della Procura, con l'acquisizione di ogni genere di documento utile. Le indagini corrono veloci anche per individuare gli alti ufficiali dell'arma che, appena a caso Cucchi finì sulla ribalta mediatica, furono chiamati a rapporto da un generale nell'ambito di un'indagine interna. Io, ricorda Tedesco, non fui convocato. È attesa in serata la sentenza della Corte di Cassazione su Massimo Bossetti, già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, la 13enne di Brembate, in provincia di Bergamo, scomparsa a novembre del 2010 e ritrovata morta 3 mesi dopo. Per il muratore di Mapello, il procuratore generale della Suprema Corte ha chiesto la conferma del carcere a vita, rimarcando l'affidabilità dell'esame del DNA ritrovato sugli indumenti della giovane vittima e che corrisponde a quello dell'imputato. La difesa di Bossetti invece ha chiesto l'annullamento della sentenza all'ergastolo oppure un nuovo processo in cui fare nuove perizie sul DNA. E si è concluso invece il processo di primo grado contro attivisti e simpatizzanti in Notav per gli scontri con le forze dell'ordine, scontri che risalgono al 28 giugno 2015 durante una manifestazione in Val di Susa. 16 le condanne, 3 le assoluzioni, sentenza accolta dalle proteste molto violente dei militanti in Notav contro i giudici. Assaltarono i varchi del cantiere di Chiomonte con il volto coperto da felpe e cappucci neri, lanciando bombe carta e legando corde alle reti metalliche per tirarle giù. La polizia rispose con lacrimogeni e l'idrante, 4 agenti rimasero feriti. Per quella guerriglia scoppiata in Val Susa il 28 giugno 2015, durante una delle manifestazioni del movimento Notav per protestare contro la Torino-Lione, oggi i giudici del Tribunale di Torino hanno condannato 16 attivisti, 3 assolti, sono circa 30 gli anni di reclusione complessivi delle pene. L'accusa, il pubblico ministero Antonio Rinaudo, a settembre nella sua requisitoria aveva chiesto pene per 70 anni. Condanne pesanti, le più alte 3 anni e 10 mesi a 4 attivisti, 8 mesi e 10 giorni a Nicoletta Dò, 73 anni, insegnante di greco, una veterana del movimento. Tra gli assolti c'è invece Marisa Meyer, anche lei esponente di lungo corso. Quando i giudici hanno letto la sentenza, gli imputati erano in aula. Fra il pubblico c'era anche Francesca Frediani, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in Piemonte.
Dopo la lettura del dispositivo fuori dal tribunale, il gruppo di Notav si è radunato in presidio. Condanne spropositate attaccano. Nella tarda mattinata hanno manifestato anche davanti alla prefettura. Gli attivisti del movimento ricusano il giudice che li ha condannati perché, a loro dire, non sarebbe libero di decidere, ha una parente che lavora in polizia, sostengono. Attendiamo che vengano depositate le motivazioni, dice il legale che difende i Notav e annuncia il ricorso. Intanto il destino della Torino-Lione resta incerto in attesa dei risultati dell'analisi costi-benefici voluta dal ministro delle infrastrutture Toninelli. Secondo il Movimento 5 Stelle l'opera è inutile. Il governatore del Piemonte Chiamparino, che in estate con una battuta aveva detto «prima di bloccarla dovete passare sul mio corpo», continua a difenderla. Il governo sacrifica l'economia piemontese, dice. La Lega, azionista di maggioranza di governo con i 5 Stelle, ha sempre appoggiato il TAV. È uno dei nodi sui quali Carroccio e Pentastellati restano distanti. Sei palestinesi sono rimasti uccisi negli scontri scoppiati al confine tra la striscia di Gaza ed Israele. Oggi, come ogni venerdì, ormai da marzo, è andata in scena la rabbia dei palestinesi che manifestano per il diritto al ritorno e contro l'embargo imposto a Gaza da 10 anni. Da quando sono iniziate queste proteste si calcola che siano morte 200, oltre 200 persone, 204 migliaia rimaste ferite. Oggi due palestinesi sono riusciti a superare il reticolato e a far esplodere un ordigno rudimentale vicino alla postazione dei soldati israeliani che hanno sparato e ucciso per cercare di fermare le proteste. Il ministro della difesa israeliano, Lieberman, ha deciso di bloccare le forniture di carburante che dal Qatar arrivano alla striscia di Gaza, quindi un'altra misura restrittiva. Dopo il telegiornale 8:30, ospiti di Lilli Gruber, ci sono Carlo Calenda, Luciano Canfora, Corrado Augias. Si parlerà di PD e dintorni. Dopo, a seguire, Propaganda Live, ospiti di Diego Bianchi, ci sono Ilaria Cucchi, Adriano Viterbini, Constanze Reuscher, Lello Arena, Carlo Lucarelli, Raffaella Zappalà. Adesso ci fermiamo, una breve pausa, ci rivediamo tra poco con gli eventuali aggiornamenti. Rieccoci in studio con il dato sui mercati, chiusura in negativo, anche se con percentuale insomma dello 0,52, quindi in negativo ma non tanto per quanto riguarda la Borsa di Milano. Piazza Affari quindi meno 0,52, rimane sopra quota 300 anche lo spread, che chiude a 310 punti base a chiusura di una settimana lunga e difficile. Ci fermiamo qui, vi auguro un buon proseguimento di serata sulla 7.